avari e prodighi. Chi è prodigo davvero non spende sol denaro, ma forse va anche fiero di porger la sua mano. È ricco d'abbondanza, all'anima solare, abborre l'arroganza, con l'altro è solidale. Il dono che lui porge a chi ne ha bisogno, nel cosmo poi risorge, espande nel suo sogno. Arriva per magia, se al prossimo lui pensa, un segno nella via che spesso lo compensa. Colui che invece ha il vizio chiamato d'avarizia, non senza pregiudizio, ha dote di furbizia. Si muove con astuzia, rincorre ogni moneta, raccoglie ogni minuzia ed il poter lo allieta. Non è mai soddisfatto, insegue l'assoluto, capace d'ogni misfatto per raccattare tutto. Non credo sia normale, si tratta di un malato, un uomo demenziale, di fatto ossessionato. Anche lo scialacquare è un gesto certo insano, non sa valorizzare chi fa sfuggir di mano. Consuma senza sosta, diventa indifferente, il limite egli sposta e non gli resta niente. È come se il possesso di ogni sua ricchezza gettasse dentro al cesso con gran scelleratezza. Pertanto la misura è sempre una virtù. Chi segue la natura non può chieder di più.